ora siete alle mie. Il vostro viaggio sta per terminare. Esso finisce nel 1800. Ricordi, Enrico? Questa è la tua storia. Ricordate le navi. Le avete viste all'orizzonte con le vele gonfie di maestrale. Le avete viste in porto vomitare uomini duri con le divise sgargianti e le baionette spianate. Li abbiamo visti marciare da terra con l'artiglieria pronta all'attacco, dilagare nelle città, violentare, depredare, distruggere. Inglesi, spagnoli, napoletani, francesi soprattutto, ancora assetati di sangue, con l'arroganza dei dominatori. Ci hanno sventrato le case, ci hanno piegato i tributi, ci hanno violato le chiese, ci hanno preso i figli per combattere le loro guerre in terre straniere. I nostri figli, i nostri amati figli, dalla pelle bruita di sole, dispersi tra le nebbie delle pianure d'Europa, senza lavoro, senza pane, coi morbi in agguato, sui corpi indeboliti, con le pupille spente negli occhi spinti all'orizzonte, da mare, da terra. Soffriamo, ma non ci pieghiamo. I dominatori gozzovigliano e pretendono feste a ridosso delle case che piangono, dei magazzini vuoti di merci, del porto morto ai traffici, sparito sotto il soffio della morte, contro le onde gonfie di terrore. A 100 sono caduti i livornesi, le bocche spalancate al grido di mamma, oppure rapiti alla vita d'un tratto, gli sguardi perduti, le labbra mute per sempre. I giovani sono già vecchi, i grembi striti della sofferenza, il popolo decimato raccoglie le